Potrebbe essere anche la dote anticorpale invecchiata, oltre alla caduta delle restrizioni e all'alta contagiosità di Omicron, ad aver favorito l'aumento dei contagi delle ultime settimane e di conseguenza anche il numero dei ricoveri. La sola ASL di Pescara in area Covid conta attualmente quasi 30 positivi ospedalizzati e un paziente in rianimazione, ma i numeri sono in costante divenire, come spiega il professor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive della ASL di Pescara, analizzando l'attuale quadro sanitario. Per fortuna la frazione di malati che arriva alla nostra attenzione medica tra tutto questo gran numero di contagiati è bassa. Una buona frazione viene in ospedale per altre cause e viene riscontrata positiva mentre fa un accertamento cardiologico, neurochirurgico o di altro tipo, ortopedico. E quindi adesso con le nuove disposizioni nazionali e regionali deve trovare assistenza se necessita di ricovero nell'ambito dell'area di preminente pertinenza. Il numero di pazienti che arriva invece con malattia Covid, quindi correlata strettamente al coronavirus SARS-CoV-2, è ancora per fortuna basso. Abbiamo un solo malato in questo momento in rianimazione, abbiamo circa 25-28 malati oggi in area Covid con forme polmonari o extrapolmonari, e il resto sono tutti quanti per fortuna malati meno impegnativi sotto il profilo dell'infezione da coronavirus. Chi è che viene colpito maggiormente dal Covid in questo momento e quindi chi è che sviluppa le forme di malattia? Cominciamo a vedere qualche polmonite da Covid anche in malati con 3 dosi vecchie, mi perdoni, quindi di novembre o dicembre, ultima dose, e con fattori di rischio multipli. Cioè, come ci attendevamo, la protezione sulla malattia polmonare si attenua un po' dopo 6 mesi anche dalla dose di richiamo vaccinale, qualcuna in più proporzionalmente in quel residuo, per fortuna basso, di persone che hanno fatto solo 2 dosi, solo una dose o nessuna dose. Alla luce di quello che sta accadendo in questo momento, di tante persone che si stanno contagiando, di tanti che invece aspettano i vaccini, tra virgolette, aggiornati in autunno, che situazione avremo? Innanzitutto abbiamo una buona notizia oggi, tant'è vero che il governo ha finalmente dato forza a questa evidenza scientifica che già da 1,5 mesi noi possediamo. Contrariamente all'atteso, gli attuali vaccini ad RNA coprono la circolazione di Omicron 5, quindi l'apertura alla vaccinazione degli ultra sessantenni, quindi l'allargamento dei rivaccinabili con dose di richiamo, permetterà di anche ridurre la circolazione attuale del virus, perché la quarta dose nei soggetti ben immunocompetenti è anche capace di ridurre la circolazione, perché rende molte infezioni abortive. Quindi è il migliore dei rimedi che possiamo avere per difendere tutti quanti i pazienti fragili che possono ancora purtroppo sviluppare una malattia importante da Covid per l'alta circolazione.